Mi chiamo Michele, sono nato in un paesino in provincia di Caserta, in Campania. Ho 24 anni, vivo a Roma e sono al quarto anno di medicina. Fare medicina era un sogno che avevo sin da piccolo, infatti ho avuto la tenacia di inseguire questo sogno nonostante io avessi fallito più volte il test. Sono anche un TikToker. Nel mio profilo è incentrato particolarmente sul descrivere un po' com'è la giornata tipo di uno studente da medicina. Vado un po' a mostrare ciò che faccio nella giornata, il reparto, in ospedale. Buonasera. Io sono Barbara, la maître. Lei invece Michele. È? Michele. Michele. Lei è il primo del suo tavolo. Okay. Vuole lasciarmi intanto la giacca? Sì, gentilissima. Grazie, l'aiuto. Non mi è mai capitato di uscire con una persona e non conoscere la sua identità. È emozionato? Abbastanza. Facciamo così, iniziamo bevendo qualcosa, okay. Così ci rilassiamo. Sì, prego, l'accompagno. Grazie. Un po' ansioso, perché non sai mai chi ti puoi trovare davanti, quindi un po' così. Eccoci qua. Prego, si accomodi pure. Sono single da 8 mesi circa, perché il mio partner non è stato fedele. Buonasera. Buonasera. Benvenuto. Grazie mille. Fece un calice di bollicine? Sì, va bene, grazie. Questa cosa mi porta ad avere meno fiducia nei confronti delle persone con le quali approccio. Mi chiamo Massimo, vengo da Roma, ho 26 anni e lavoro come stock operator in una boutique di lusso. La moda per me è sempre stata una passione fin da quando ero piccolo. Mi piace dare consigli alle amiche su come vestirsi, infatti ad oggi tuttora molte volte mi ci chiamano. Massi, come devo vestirmi? Perché devo andare qui, ho un appuntamento con un ragazzo, quindi è una cosa proprio che mi entusiasma. Io sono una persona molto dinamica, mi piace sperimentare, mi piace scoprire tutto, che sia dal cibo a un nuovo posto. Buonasera. Buonasera, salve. Massimo. Salve. La stavamo aspettando. Eccomi. Eccoci. Mi definirei un inguaribile romantico, ce l'ho addirittura come descrizione su Instagram. Prego. Grazie. L'accompagno. Per quanto io voglia cercare di diventare un pochino cinico, ma non ci riesco proprio, sono così. La lascio qui al bancone e le auguro una buona serata. Ciao. Ciao, oddio. Piacere mio. Massimo, piacere mio. Che poi capirai, io al ristorante sono abituato proprio a parlare un tono di voce molto alto. Ah sì, tipo a caciara. No, caciara no, diciamo, dipende, se invece sto cercando di darmi un tono. Per me sì, eh. Beh dai, sembrano essere sulla buona strada, no? Sicuro. Strano però, non ci ho mai visto. No. Sai, Roma è piccola. Sì, ma io sono fidanzato per parecchio tempo, quindi non ero... Ovvero? 2 anni e mezzo. Ok, 2 anni e mezzo e ti sei lasciato da? Saranno 7 mesi, 8 mesi. La relazione è cominciata pochi mesi dopo aver fatto coming out, quindi è stata la prima persona in assoluto che ha avuto un ruolo importante. Non andare più d'accordo. No, in realtà... In realtà... Se vuoi parlare, no, perché per me non è assolutamente un problema. Purtroppo le persone non sempre sono come quello che noi crediamo. Punto. Lui mi ha tradito e mi sono sentito offeso. Su questo purtroppo ho avuto esperienze abbastanza traumatiche anch'io, però sicuro ti fanno crescere, ti fanno proprio la pelle. Io sono single da un anno, da una storia durata 8 mesi. Però alcune cose, almeno per quanto mi riguarda, forse era meglio non viverle. Mi ha lasciato lui e sono stato male. Mi ha proprio interrotto nel momento in cui dentro di me c'erano delle emozioni pazzesche. Ho avuto 3 storie, una con una donna e 2 con uomini. Quindi sei stata una ragazza. Sì.
e siamo stati insieme 4 anni, è stata una storia bellissima. Nella prima relazione che ho vissuto con una donna, ho tradito. Da lì ho proprio capito di essere al 100% omosessuale. Mi piace questo storiccio. Storiccio così? Sì. Io manco me lo so visto. Un po' sbarazzino. Poi sì, ma in realtà avevo capelli molto corti, poi li ho fatti crescere e ho scoperto questo riccio. A volte vorrei essere corteggiato, mi farebbe piacere un po' farli soffrire, un po' farli aspettare, solo che poi non ci riesco perché poi corteggio sempre io e quindi non mi do neanche l'opportunità in realtà di farmi corteggiare. E la barba invece? Te la fai o ti riesce proprio? Mi piace pochissimo. Però secondo me sto meglio senza. Cioè sto meglio così. Così sta bene, cioè mi piace la forma. Cioè che si veda la viso forma. Più, cioè, vabbè, poi tu ce l'hai squadrato il viso. Io no, c'ho la palla. Cioè, quindi se io mi tolgo questa, è la fine.